Arezzo è la 16ª provincia a livello nazionale per, come dato di valore assoluto sulle esportazioni, quindi capite che davvero siamo ai vertici, diciamo, di questa economia importantissima, che è quella appunto delle esportazioni. Certo è che i dati che purtroppo registriamo sono dati che non ci confortano, perché ovviamente ci confrontiamo ancora con un costo del denaro molto alto, la capacità delle famiglie è assolutamente ridotta. Se da un lato vola l'export aretino, dall'altro pesano inflazione e contesto internazionale. È così ancora una volta un bilancio tra luci e ombre quello che emerge nella giornata dell'economia organizzata dalla Camera di Commercio di Arezzo Siena alla Borsa Merci, nel corso della quale sono stati presentati i principali indicatori economici del territorio. Ed emerge sicuramente la fortissima presenza di un distretto, su Arezzo in particolare, che è quello orafo, che continua a dare, dopo quelli del 2023, anche nel 2024 grandissimi segnali di positività. Ovviamente abbiamo addirittura nel settore del gioiello un aumento delle esportazioni dei primi tre mesi di oltre il 130%, e ovviamente poi permettono ovviamente di far posizionare le nostre esportazioni globali del primo trimestre di un aumento di oltre il 30%, quindi un dato assolutamente importante. L'export continua dunque a trainare l'economia aretina e il valore aggiunto. Per quello che riguarda i settori che influenzano l'andamento del valore aggiunto, sono ovviamente i servizi, che contribuiscono a più ovviamente della metà del nostro valore aggiunto, e sono in area positiva intorno al 2%. E servizi, in questo caso intendiamo sicuramente servizi della ristorazione, della ricettività, ma anche servizi ovviamente del turismo in generale e del commercio. Per quello che riguarda l'altro settore importante che ha contribuito nel 2023 al valore aggiunto positivo è il settore delle costruzioni, influenzato dagli ecobonus, un più 10,5%, e ovviamente anche il settore dell'agricoltura ha contribuito significativamente con un più 13%. In lieve flessione la manifattura, un meno 2%, sicuramente influenzata anche, dicevo prima, dalla dinamica dell'export. Per quanto riguarda il 2024 dovremmo intravedere, insomma, una crescita un pochino lievemente più sostenuta, con un più 0,8% stimato da Prometeia, e ovviamente la crescita anche in questo caso passerà sicuramente dal settore dei servizi, dall'agricoltura, e sicuramente meno per quello che riguarda la manifattura, che recupererà ma non in maniera significativa, e il settore delle costruzioni purtroppo, dopo la fine degli ecoincentivi, vedrà purtroppo una discesa che è stimata intorno al 5-6%. Per quanto riguarda l'occupazione, siamo una crescita nel 2023 del 3%, 4.400 unità in più. Cresce il tasso di occupazione al 71%, quindi di 4 punti percentuali, ma ancora ci sono luci ed ombre, come per esempio il tasso di inattività femminile, che è molto alto, al 32%, i giovani hanno un tasso di occupazione del 52%, quindi quasi uno su due stenta a trovare lavoro. Però dall'altro lato registriamo, come dati Excelsior, quindi la nostra stima del fabbisogno, una difficoltà nel reperire nel mercato del lavoro i profili necessari. In particolar modo si arriva addirittura a salire di 20 punti percentuali dal 2019, dal periodo pre-pandemia. Si arriva al 51% di casi in cui non si riesce a trovare alcuni profili. In alcune casistiche specifiche, per esempio operai nel settore delle costruzioni, si supera addirittura questo 51% e si arriva quasi a sfiorare il 60% di operai, di addetti, che non si riescono a reperire. Molti sono i profili professionali, per esempio, che mancano, anche nel settore della ricettività, della ristorazione, addetti alle pulizie, operai anche specializzati nella meccanica di precisione, insomma tante maestranze che purtroppo potrebbero aiutare la nostra produzione e non riescono invece ad essere reperiti dalle nostre aziende. Per quello che riguarda la demografia imprenditoriale,
confermiamo appunto il dato delle 35.000 imprese iscritte e 43.000 localizzazioni con 117.000 addetti. Questo è un po' il quadro, che è un quadro di tenuta abbastanza del nostro sistema imprenditoriale. C'è una flessione del 3% dovuta soprattutto all'incremento di cancellazioni dal registro delle imprese. Per quello che riguarda le strutture imprenditoriali, sono società di capitali soprattutto in flessione, e c'è da registrare, ecco, una crescita costante dell'imprenditoria straniera, in particolar modo dei titolari di cariche straniere, che sono sempre molto in aumento e arrivano a sfiorare addirittura il 7% della base imprenditoriale. Correlativamente invece diminuisce i titolari di cariche italiani, e negli ultimi 20 anni registriamo quasi una perdita del 18% di titolari di cariche italiane. Questo è un po' il quadro. Dal punto di vista del reddito registriamo un incremento sicuramente del reddito, quindi in area positiva, leggero dal punto di vista dell'incremento, insomma intorno al 4% nel 2023, che poi dovrebbe diminuire ma non di tanto nel 2024, e i consumi sono influenzati dalla dinamica dell'inflazione, che nel 2023 è stata particolarmente alta, intorno al 5%, che non è l'8 del 2022, ma insomma il 5%, e la notazione qui è da fare che si è spostata questa inflazione dai beni energetici al settore dell'alimentare e bevande, dove si arriva addirittura quasi al 9%, un più 9% nel 2023. E questa è sicuramente influenzata anche i consumi, che sono cresciuti intorno al 7% e che sono comunque, con la dinamica poi deflattiva del 2024, dovrebbero ritornare intorno, insomma, al 3%, quindi dovremmo avere un rallentamento nel 2024 dei consumi. Presente anche l'assessore regionale Leonardo Marras, che ha fatto il punto sullo stato di avanzamento della programmazione per il sostegno alle imprese. Noi abbiamo proposto al sistema produttivo toscano una stagione di investimenti produttivi proprio nell'insegna dell'innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, servizi avanzati e qualificati, start-up innovative, internazionalizzazione. Sono queste le voci principali, e abbiamo già messo a disposizione una parte consistente degli incentivi pubblici a disposizione. È in corso l'istruttoria, per esempio, di un grande bando su ricerca e sviluppo, 125 milioni di incentivo, che confidiamo possa entrare in gioco proprio alla fine di questo anno per accompagnare la stagione degli investimenti produttivi che sono necessari nella fase di crisi.